ultimi giorni mi state scrivendo veramente in tanti per parlarmi di una situazione molto molto particolare relativa a degli altri discorsi che noi abbiamo fatto sul canale un sacco di volte. Voi sapete che questo canale qui ha sempre analizzato la Juventus a tutto tondo, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista del mercato che dal punto di vista economico. Ed oggi parliamo proprio dal punto di vista economico, perché dopo l'annuncio di Sarri alla Juventus c'è stato un piccolo problema in borsa, cioè il titolo ha praticamente raggiunto degli indici negativi e nel momento in cui io sto facendo il video è in caduta libera dell'8%. Ora, molti fra voi si sono detti preoccupati, mi hanno scritto, mi hanno detto: Matt, ma sai, io so che tu capisci queste cose a livello economico, volevo una spiegazione a livello appunto relativo a quello che sta succedendo. Ragazzi, io posso provare a darvi una mia interpretazione dei fatti, giustamente non sono presente a Piazza Affari, però comunque posso provare a darvi una mia opinione sulla cosa. Voi dovete considerare che la Juventus è una società per azioni, cioè una società quotata in borsa, ed è come tutte le società quotate in borsa, la situazione relativa alla borsa è soggetta a delle variazioni. L'abbiamo detto sempre quando parlavamo di Sarri, Guardiola, Guardiola, Sarri. Quando Guardiola, il nome di Guardiola era associato alla Juve e l'ambito economico parlava di Guardiola alla Juve e gli investitori erano convinti che Guardiola andasse alla Juventus, che è accaduto? Guardiola ha mandato il titolo della Juve a dei livelli eccessivi. C'era un momento in cui la Juve era a dei livelli mai visti neanche durante, voglio dire, periodi di prosperità assoluta. Perché? Perché un nome come Guardiola attrae gli investitori sia perché hai, non dico la certezza al 100%, ma comunque una buona probabilità di vincere quello che c'è da vincere, sia perché comunque Guardiola è un brand, a differenza di Sarri, che è un allenatore un pochino più vecchio stile. Questa cosa che la Juve poi è andata su Sarri, ha confermato Sarri perché ci sono state evidenti complicazioni all'interno dell'altra trattativa, ha fatto precipitare il titolo. Perché? L'investitore è come se non si fidassero della situazione, cioè perché il titolo in borsa si alza? Perché un investitore decide che quel determinato pacchetto azionario è conveniente per il proprio portafoglio. Quindi che vuol dire? Che io vado ad investire il mio denaro all'interno di un progetto, all'interno di una situazione relativa alla borsa, di un tot di azioni, eccetera, eccetera. Lo vado ad investire perché credo che quell'azienda possa essere molto molto remunerativa, lo vado ad investire perché so che in quel determinato momento l'azienda ha bisogno di quel capitale e io voglio darlo perché so che quel capitale oggi è 100 e domani può diventare 1000, ho bisogno di investire in quell'azienda perché so, almeno secondo le credenze e le statistiche, che se arriva a Guardiola è comunque un salto di qualità a livello europeo per la Juve. Tutto questo è successo all'interno della situazione relativa alla trattativa. Poi, quando è stato annunciato Sarri, il titolo ha cominciato a perdere punti fino ad arrivare al punto in cui è, diciamo, attualmente, che è meno 8-9%. È una cosa di cui ci dobbiamo preoccupare? Assolutamente no, semplicemente perché il titolo in borsa si aggiusta sia con i risultati sportivi, quindi se Sarri comincia alla Juventus a vincere partite e a cominciare ad avanzare nei trofei, il titolo in borsa si stabilisce di nuovo come prima, sia con grandi acquisti di calciomercato. Cioè, se la Juve dovesse annunciare Pogba, il titolo in borsa probabilmente non raggiungerà, diciamo, i livelli dell'affare Guardiola o l'affare Ronaldo, ma comunque avrà una scossa e andrà in positivo. Cioè, non credete che se la Juve annuncia Pogba o prende dei grandi giocatori, allora il titolo in borsa sta a meno 8, arriva a meno 7. No, ci sarà un aumento di parecchi punti percentuali, perché la gente capirà che la Juve sta diventando più forte, perdonate l'abbassamento di voce, e quindi, diciamo, tenderà ad investire sempre di più. Volevo anche dirvi un'altra cosa, che è una cosa che non ho mai detto perché, diciamo, cerco sempre di essere molto molto equilibrato per quanto riguarda la situazione della borsa. Non vi dovete preoccupare dal punto di vista economico, cioè sento molte volte, leggo in realtà all'interno dei commenti dei miei video: Matt, ma sono sicuro che la Juve ha finito i soldi e la Juventus non può far più niente, e la Juventus ha finito i soldi, adesso è finita la pacchia. Ragazzi, veramente questa cosa che la Juve ha finito i soldi è una cosa che non lo so da chi è stata messa in giro, in perché è stata messa in giro questa cosa. Non è che tutti gli anni bisogna fare colpi da 120 milioni di euro, perché se no c'è la paura che abbiamo perso soldi e non abbiamo soldi. La Juventus è detenuta,
all'interno di da una holding che si chiama Exor. Non so se ne avete mai sentito parlare, che è di proprietà e di gestione della famiglia Elkann, che è una holding, cioè una società che raggruppa altre società, c'è la Fiat, c'è la Juve, c'è adesso anche la Chrysler, mi sembra si è fusa. E fattura miliardi di euro all'anno. Quindi, se la Juventus dovesse avere problemi economici, che non è assolutamente così, la Juventus può attingere a un fondo che non è del tutto indipendente, perché la Juve ha un proprio fondo indipendente a cui deve attingere, lo sta, voglio dire, sta gestendo. Ma qualora ci dovessero essere problemi, c'è la Exor che para le spalle. Quindi non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. È logico, però, che la Juve non può bussare ogni 2 minuti. Dice, sai, dammi i soldi perché devo far mercato. La Juventus, se fosse così, non sarebbe gestita da Agnelli, ma sarebbe gestita da Elkann. Quindi deve essere anche indipendente da questo punto di vista. Volevo sapere un vostro pensiero. Cioè, siete inquietati per questa cosa? Siete preoccupati? Perché vi posso dire con grande tranquillità, non c'è nulla, nulla di cui preoccuparvi. Le cose si sistemano tutte. Fatemi sapere, perché veramente è una cosa che non è una cosa semplice. Quando la Juventus non è una cosa difficile. Quando la Juve è stata eliminata dalla Champions League, il titolo in borsa semplicemente è crollato. Poi si è rialzato con le voci. Adesso Sabasiapo si rialzerà di nuovo, quindi è volatile. Stiamo calmi perché non succede assolutamente nulla alle finanze della Juve. E nemmeno dovete essere, diciamo, pessimisti perché no, perché io credo che la Juve abbia finito i soldi perché non vuole spendere 90 milioni per De Ligt, non vuole spendere 120 milioni per João Félix. Anche a me piacerebbe vedere giocatori che costano 100 milioni di euro ogni anno la Juve, però so che per una società come la Juve, che ribadisco, non deve fare la fine di nessun'altra società. Non è che vogliamo fare la fine del Milan o la fine dell'Inter in mano ai cinesi, oppure in questioni economiche gravi con la UEFA e situazioni strane. Quindi dobbiamo rimanere semplicemente calmi, dobbiamo mantenere la calma e dobbiamo semplicemente continuare a fare il nostro lavoro, perché la società non è composta da esatti deficienti. Cioè, ragazzi, ci sono persone con, al di là di Paratici, Agnelli e Nedved, ci sono persone con delle competenze economiche, ma veramente eccessive. Qui ci sono laureati in economia, laureati in giurisprudenza, laureati in scienze politiche. C'è gente comunque che ha una carriera, un curriculum, che ha una laurea, voglio dire, che permette, ha dei master, delle specializzazioni che permettono loro di avere una visione completa della situazione. Quello che noi vediamo quando vediamo, ad esempio, il colpo Cristiano Ronaldo, il colpo Messi, quando noi vediamo queste cose, noi vediamo solo un pezzettino di quello che vogliono farci vedere, perché se poi vai ad esplorare sotto, c'è un intero mondo fatto di numeri che un tifoso non può vedere, perché dovrebbe lavorare appunto all'interno della società. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Voi, mi raccomando, ditemi se siete preoccupati oppure no, che acquisti vi aspettate e se vi aspettavate questo crollo in borsa della Juventus, che ribadisco, molti mi hanno detto in posta, Matteo, sono preoccupato per il crollo, sono preoccupato per Cristiano Ronaldo che può andare via, sono preoccupato che non prendiamo Messi. Ragazzi, Messi non lo prenderemo comunque, è un affare impossibile.